A Bologna l'incontro di Anna Maria Furlan con i delegati dell'Emilia-Romagna della CISL. Il segretario generale del sindacato ha parlato anche della decisione della Corte Costituzionale sul referendum su voucher e articolo 18. Per noi, Giorgio Maria Leone. Non mi aspettavo una decisione diversa da parte della Consulta sul referendum sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo ha detto la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, a Bologna, all'assemblea dei delegati del sindacato. Il mondo del lavoro non ha bisogno di referendum, quanto di confronti veri tra le parti sociali. A partire dal tema dei voucher, bisogna tornare all'origine dei voucher. Quando davvero la legge Biagi li aveva individuati come strumenti del tutto eccezionali per lavori del tutto discontinui. Bisogna tornare là, non serve un referendum, basterebbe una legge di due righe. Quindi noi chiediamo davvero al governo, ma anche al Parlamento, di affrontare con serietà e di affrontare subito questi temi. Con l'ultimo accordo sulle pensioni è stata data una risposta a tre generazioni. Ora il governo apra una discussione sul futuro previdenziale dei più giovani. Pensa come si calcola oggi l'aspettativa di vita, non differenziando tra l'altro tra lavoro e lavoro, e penso anche ai coefficienti di calcolo per chi, e quindi i nostri giovani, andrà in pensione col tutto contributivo. Infine il voto politico anticipato non è un tema che appassioni gli italiani, conclude la segretaria CISL, sono ben altre le priorità di 3 milioni di disoccupati. La crescita, lo sviluppo e il lavoro, bisogna concentrarsi su questo. Io non credo che questi temi abbiano le scadenze elettorali, hanno le scadenze dei bisogni delle famiglie che sono davvero grandi.